Fondamentale rapporto tra le finanze locali e le finanze dello Stato, nell'ottica comune di rimettere in equilibrio questo Paese, nell'ottica comune di garantire i servizi ai cittadini, nell'ottica comune di garantire gli investimenti. Gli investimenti dei comuni e degli enti locali sono fondamentali per le piccole e medie imprese, sono fondamentali per i cittadini, sono fondamentali per le manutenzioni locali che danno qualità e senso della vita e senso di presenza dello Stato vicino ai cittadini. Sono sforzi che noi apprezziamo da parte del Governo, soprattutto allorquando si mette da parte il patto di stabilità e si mettono da parte i tagli lineari dei precedenti governi che hanno affossato soprattutto i comuni e le finanze della parte più debole di questo Paese, soprattutto al Sud. Quindi ribadiamo parere favorevole a tutte le mozioni che hanno questa finalità e soprattutto alle mozioni della coalizione di governo. Grazie. Grazie onorevole Matarrese. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Causin. Prego. Grazie Presidente. La mozione presentata dalla maggioranza e sottoscritta dal gruppo di Area Popolare sottopone all'attenzione del Governo questioni di cruciale importanza che a noi stanno particolarmente a cuore, richiamando l'attenzione pubblica ad adottare con la massima sollecitudine ogni iniziativa utile volta a dare soluzione alle principali criticità normative relative agli enti locali, nell'ambito della complessa azione di riforma istituzionale dello Stato e del più ampio progetto di risanamento economico e finanziario del Paese. Vorrei ribadire il gravoso impegno che la legge di stabilità impone dal punto di vista finanziario e del risanamento agli enti locali e che, come è noto, concorreranno complessivamente al contenimento di tale spesa per circa 6,2 miliardi nel 2015, 7,2 nel 2016 e 8,2 nel 2017. I numeri parlano chiaro, in particolare il comma 435 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2015 ha stabilito la riduzione della dotazione del Fondo di solidarietà comunale di 1,2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015 e il comma 418 ha operato una riduzione della spesa corrente per province e città metropolitane di 1 miliardo di euro per l'anno 2015. Di 2 miliardi di euro per l'anno 2016 e di ben 3 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2017. Infine, il comma 398 ha disciplinato un contributo aggiuntivo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario per ciascuno degli anni 2015 al 2018 pari a 3 miliardi e mezzo di euro. E il comma 400 ha stabilito entità e modalità a contributo aggiuntivo pari a quasi 500 milioni di euro da parte delle regioni a statuto speciale. Ricordiamo che nel documento di economia e finanza il Governo si è impegnato a definire indirizzi e incentivi volti, tra l'altro, a favorire il progressivo passaggio da un sistema basato sulla spesa storica ad uno che invece utilizza costi e fabbisogni standard, più razionale ed efficiente, in cui vengano premiati con maggiori spazi finanziari e quindi maggiori possibilità di investimento gli enti che virtuosamente hanno ridotto la spesa corrente e che hanno invece una maggiore capacità di riscossione delle proprie entrate, impegno ribadito nel corso della seduta, tra l'altro il 19 febbraio 2015, della Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali, in cui si è raggiunta l'intesa sulla revisione dei criteri e della definizione degli obiettivi relativi al patto di stabilità 2015 per i comuni. Sotto questo profilo chiediamo di dare piena attuazione all'intesa risolvendo le situazioni di criticità che tuttora permangono, favorendo concretamente un adeguamento della manovra finanziaria alle mutate condizioni generali della finanza comunale, nel segno di una più elevata sostenibilità e razionalità della stessa. Riduzioni così significative per gli enti territoriali, d'altra parte, non si possono più continuare ad effettuare attraverso tagli lineari indiscriminati, ma è sempre più essenziale procedere invece a interventi di tipo strutturale, che prevedano l'individuazione di parametri per valutare la virtuosità degli enti locali e l'adozione di sistemi premianti che favoriscano invece le realtà più meritevoli, che abbiano raggiunto gli obiettivi programmati, ovvero che abbiano conseguito riscontri concreti di efficienza nella gestione finanziaria e nei conti pubblici. È perciò assolutamente necessario definire entro il 2015 un assetto stabile della finanza locale, in grado di consentire reale autonomia ed effettive e virtuose possibilità di programmazione da parte degli enti locali.
In questi anni, infatti, la crisi economica e l'urgenza di arginare l'elevato debito pubblico del nostro Paese hanno spinto il Governo a riappropriarsi delle risorse economiche precedentemente delegate agli enti locali, aumentando così i controlli finanziari e legislativi su questi enti e riprendendo le responsabilità di alcune funzioni, in alcuni casi anche spingendosi al limite di quanto previsto e negoziato all'interno della nostra Carta Costituzionale. Riflettere ancora sul decentramento, ossia sul grado di sussidiarietà verticale del nostro Paese, è dunque importante, proprio perché sta prevalendo una tendenza opposta che rischia di vanificare anche quanto di buono è stato fatto in passato. Resta essenziale perciò dare valore all'autonomia degli enti locali, incentivando una forma di libertà di governo, di sperimentazione di modelli organizzativi efficaci a livello locale. Il vantaggio del decentramento è la differenziazione, cioè la capacità di distinguere il livello e l'offerta dei servizi sul territorio per tenere conto delle differenze nelle preferenze dei cittadini e nelle condizioni locali. La maggior vicinanza dei governi locali, in modo particolare dei comuni e dei cittadini, e l'esigenza degli amministratori locali di essere attenti ai bisogni del territorio garantisce che ciò sia fatto in modo migliore di quanto possa fare un governo centrale o una strutturazione amministrativa locale di servizi da parte di un ministero centrale. Desidero porre infine l'accento sul modello di spesa pubblica adottato nel nostro Paese, ancora molto centralizzato, sicuramente suscettibile di miglioramenti e correttivi a favore di un'allocazione di risorse pubbliche più efficiente e più vicina agli effettivi bisogni della collettività. L'obiettivo non può e non deve essere quello di vincere una competizione tra istituzioni locali e nazionali o di stabilire una supremazia tra gli uni e gli altri, argomento che tra l'altro sta impegnando i lavori della riforma costituzionale. L'obiettivo invece è mettere al centro il cittadino, che ha diritto di ricevere servizi efficienti e di essere sottoposto ad un'imposizione fiscale equa, in linea con la media europea, evitando sovrapposizioni e cumuli tra tasse locali e tasse nazionali. Per questa ragione dichiaro il voto favorevole alla mozione della maggioranza da parte di Area Popolare e il voto contrario di Area Popolare alle altre mozioni presentate agli altri gruppi. La ringrazio. Ho chiesto di intervenire l'onorevole Palese. Prego. Chiedo ai colleghi se riuscite a abbassare grazie, il tono della voce. Presidente, rappresentanti del Governo e onorevoli colleghi, Forza Italia ha presentato questa mozione per un motivo molto semplice, perché in ogni provvedimento di legge di stabilità o di natura comunque di finanza pubblica, da qualche anno a questa parte non c'è dubbio che vengono toccate in termini di riduzione, cioè di trasferimento, cioè di risorse, le risorse agli enti locali e in particolare ai comuni, sia per il rientro dalla procedura per deficit eccessivo da parte dell'Europa, ma anche e cioè soprattutto poi in riferimento anche al contenimento della spesa pubblica.